Raga, 10.000 mi piace, facciamo la Tinder Challenge. La Tinder? Ma tu hai capito la Kinder? No, no, la Tinder Challenge, dove in una settimana facciamo chi riesce a uscire con più ragazze su Tinder. 10.000 mi piace, invece io ve la butto lì. 15.000 mi piace, non lo farete mai, però la butto lì. 15.000 mi piace, FIFA Strip Challenge. Oggi ragazzi siamo qui per fare accetta qualsiasi offerta challenge. Praticamente andremo col Milan, venderemo tutta la rosa, esatto. E dovremo accettare qualsiasi offerta ci arriverà da qualsiasi gioco, da qualsiasi squadra, anche rivale o dall'estero. Esatto, poi a gennaio, praticamente nel mercato di riparazione, dovremo, una volta appunto simulato tutto con i pochi giocatori che ci resteranno, perché accetteremo qualsiasi offerta, pure per, che ne so, Piontek, 20 euro, noi dobbiamo accettarli per forza perché è una challenge. E poi appunto al mercato di riparazione che si fa? Si comprano tutti i giocatori per rifare la squadra. Beh, anche altri non giocatori. Lo so, non per forza gli non stessi. Lo so, se faccio. Te lo spiego io. Allora, una volta arrivati nel mercato di riparazione, praticamente con tutto il budget che abbiamo, creiamo la rosa e simuliamo tutto e vediamo appunto dove siamo arrivati. Allora, ok, tutto fatto, quindi dobbiamo andare subito rosa. Come potete vedere c'è già Piontek qua, 75, 23 anni, 75. Speravamo qualcosa di meglio. Vediamo un po' altri giocatori. Se hanno aggiunto Paquetà, ve l'ho fatto vedere. Quindi ragazzi, adesso andremo qua e metteremo tutti i giocatori nella lista. Vabbè, dai, metti più forti questi tutti, schifosi. Tutti. Ad esempio pure Calabria, ragazzi. Pure Giovanni. Tutti, ragazzi. Tutti, ma li metto. Quindi ci vediamo dopo. Ok ragazzi, abbiamo messo tutti sul mercato. Quindi non ci resta che avanzare e aspettare appunto queste offerte che, come vi ricordo, dovremo accettare per forza perché la challenge consiste in questo. Ad esempio il Liverpool ci offre 5 milioni per Abate. Perché fai, non accetti? Ne vale 6, però dobbiamo accettare. Figa. Un'altra offerta, cioè ci offrono di più per Simic. 6 milioni per Simic. Vabbè, giovane Simic, ci sta. 23-73, non pensavo, beh, accettiamo pure lui. Io spero di non vendere tutti subito perché altrimenti, cioè... Piontek l'hai messo sul mercato? Non posso metterlo Piontek perché è appena arrivato. Cioè arriva un'offerta per Bertolacci, questo ve lo regalo io proprio, ve lo porto in bici. 9 milioni per fare. Ve lo porto in bici. No, comunque vi stavo dicendo, ecco, quello che non volevo. Ah no, era l'altro, dove avevo vissuto un collasso. Però Romagnoli per 36 milioni. Pochini, pochissimi. Comunque... la parte difficile dov'è che è? Perché andando a vendere tutti i top player subito, la prima parte fino a gennaio dobbiamo simulare con la squadra che ci rimane. E andando a vendere tutti i top player va a finire che tipo arriviamo per ultimi e cose di questo tipo. E quindi poi anche comunque comprando sarà difficile. Vai con Montolivo, andrà a piantare gli alberi in Francia finalmente. Ma secondo me non lo vogliono neanche. Abbiamo venduto intanto un batto di giocatori. Secondo te quanto, senza guardare, quanto riusciamo a fare? Che guardo? No, dico, senza spiare, okay. A gennaio quanti soldi riusciamo ad avere? 170 milioni. Così pochi? Sì. No, secondo me almeno 220. Scrivetelo voi qui sotto nel commento tanto quanto pensate che noi riusciamo. Beh, comunque no, su 40 milioni. Dicevo, intanto scrivete qui sotto quanti milioni pensate che riusciamo ad incassare in queste vendite. Quindi scrivetelo qui sotto in un commento. Ok raga, allora accettiamo anche per Suso. Forza. Malincuore, 40 milioni per Suso. No, ma infatti di più facciamo, anche 2,60 secondo me. Comunque, Montolivo venduto, offerta per Mauri, 3 milioni e mezzo. Vedi, già così va bene. Vendere comunque questi qua, io spero di non vendere Gigio Donnarumma, perché ok che ci facciamo i soldi, ma poi importa con chi giochiamo. Abbiamo venduto pure il fratello fake. Allora, venduto Calhanoglu, 3 notifiche, Suso venduto, offerta per Conti, 11 milioni e mezzo. Stiamo facendo un botto di cassa, eh. Ah, voglia. Questo è anche troppo secondo me, perché il cartellino è da 4 milioni e 8, loro ci offrono praticamente 6 milioni e 8 invece. Quindi
perfetto, quando mi arrivano queste offerte sono super felice, anche se vendendo Romagnoli, Simic, Abate, Conti, in difesa non so con chi giocheremo. Padre Cutrone alla Lazio, 21 milioni, pochini per Cutrone. Però almeno abbiamo Piontek, che col fatto che si è appena trasferito non lo possiamo vendere. E poi ad esempio che sia in prestito, poi spero che non mi arrivino offerte per Bonaventure, perché almeno a centrocampo uno con più di 80 lo vorrei. Ecco, dai, siamo già ad agosto, un'altra notifica e no, 43 milioni! Pochini. Porca miseria, porca. E devo accettare per forza, però essendo il Villarreal io spero che rifiuti. Di solito il Villarreal comunque, cioè, non è che sia proprio un top club, comunque poteva ammire a squadre migliori. Aspettiamo, ecco, vediamo. Conferenza stampa. Adesso partirò io e perdo 6-0, tipo. Pure Calabria! Ma porco due, ma con chi gioca in difesa? 18 milioni. Accettiamo. Allora. Cheat, non se ne va Donnarumma. Allora. 40 milioni per Donnarumma, non so con chi giocheremo. In prestito a Lilovic, devo darlo, purtroppo. Cioè, che palle i prestiti, non mi fanno guadagnare e mi fa andare via i giocatori a caso. Rodriguez anche. Rodriguez per 15 milioni. No, 21 milioni. Buono. Però comunque, mo adesso vediamo con chi giocare per la partita comunque contro la Juve, perché ragazzi, cioè veramente non ho più giocatori. Guardate, meno male, abbiamo Caldara, Musacchio, vabbè dai, anzi, Bonaventura prima punta, magari un'altra volta. Non ho più giocatori, devo mettere Paquetà per forza. Allora facciamo così, cambiamo il modulo, facciamo un 4-5-1 con Paquetà e chi? Diciamo che sì. Dai, facciamo così, raga. Dai. Quindi il tuo pronostico? Siamo pure fuori casa. 4-0, secondo me. Dai, almeno un gollettino di Piontek. La PPK. PPK sarebbe? Che sì. Piontek. Piontek, Paquetà che sì. Ah, vabbè. PPK. La PPK. PPK. Vabbè, comunque. Scalabria venduto, offerta per Donna. Ah, Donnarumma fake. Non se n'è andato. Ti prego, resta, perché non c'ho più portieri. Ah no, vabbè, Reina, è vero. Sei consapevole che adesso perdere la prima partita di campionato? No. Il City che vuole Bonaventura così a caso. Per 24 milioni. Cioè, il City, ma offrimi di più. Ma offrimi di più, cosa sono sti spiccioli? Jack Bonaventura, ma spero che non se ne vada. Ti prego, rifiuta, anche se il City gli offrirà valanghe, ma... Alilovic rifiuta il prestito intanto, questa... Oh, Rodriguez non se ne vuole andare. E neanche Donnarumma e neanche Mauri. Grandissimi, regà. Però Mauri devo comunque accettare qua. 4 milioni dal sta squadra turca. Simuliamo in casa? Sì, simula, vai. Quanto vinciamo secondo te? Secondo me questa la vinciamo. Vabbè, sì, probabile. Secondo me questa... No, 1-1. Che sì. Però, il saluto del capitano. C'è sempre. Vabbè, regà, allora... In teoria stiamo anche tenendo botta perché... Ma perché ogni volta che registriamo un video insieme c'è sempre una partita con il Napoli che la sento con il cuore? Questa la perdi sicuro. No, dai. La perdi. Reina Biglia come terzino destro. La perdi. Godo come le merde. Godo. 3-0. Zeta a casa. Vabbè. Con calma. Hashtag rivalsa di Talox qui sotto nei commenti. Ma che devi rivalsa? Che rivalsa? Allora, continuiamo ad accettare, però lui è fedele e rimane. Allora, ragazzi, Manchester United ci offre 14 milioni e mezzo praticamente per Biglia. Noi dobbiamo accettare, ma secondo me non andrà via. Anche perché sennò veramente, raga, giochiamo senza giocatori. Aspetta un attimo, ma sei consapevole che se non fai la squadra entro le 10 ore di mercato ti esonerano dal Milan? In che senso? Ti esonerano. Perché? Perché non hai giocatori disponibili per fare una partita. Ma che dici? Guarda. Ma vediamo. Intanto Biglia rimane. Tu potrai continuare. Poi Immobile al PSG per 90 milioni. What? Bonaventura al Barcellona. Avrei rifiutato. Grande Jack Bonaventura. No, accettato. Stanno in fase di... No, Jack deve rimanere. Jack Bonaventura, fai il bravo, dai. Fai il serio. Mauri intanto si lega all'AC Milan.
Vediamo un po', due notifiche, speriamo che nessuno... Stop, un altro trasferimento ancora... Stock City ancora di meno? Ci offre, no, di più, vero? Mi sto confondendo, raga, sto vendendo veramente tantissimo. Avanziamo e poi, raga, andiamo a vedere quanto abbiamo fatto. Grande, già che Buonaventura che rimane. Biglia, anche lui rifiuta. Quindi, in teoria, non dovremmo più aver venduto nessuno. In teoria, eh. Ecco qua, l'ultimo giorno di mercato si è concluso. Perfetto, quindi... Questa qua è la nostra squadra. Ok. Che squadra? Dobbiamo comprare un terzino. Cioè. Però sai cosa? Potremmo mettere l'Axalt come terzino. Mettere Biglia al posto di Buonaventura. E però, cioè, se si infortuna, se si dovesse infortunare qualcuno, comunque sei finito. Siamo finiti veramente, veramente. Allora, quanto è che avevi detto tu? 100? 170. 170, io 220 e abbiamo 303 milioni. Inizia a pensare, perché raga, adesso noi simuliamo tutto fino a gennaio. Provate a pronosticare dove appunto finiremo, perché poi a gennaio compreremo un sacco di top player, ricostruiremo il Milan e poi simuleremo di nuovo. Secondo me viene accelerato prima di gennaio, però. Allora raga, siamo arrivati. Ok. Ma dobbiamo fare prima di tutto, non ci credo, siamo penultimi. È ancora un tanto esonerato. Siamo penultimi. Cioè, sopra di noi l'Empoli e il Frosinone dove sta? Ah, il Frosinone, ok, 14esimo. Comunque, vabbè, raga. Allora, adesso abbiamo un sacco di soldi. Quindi, vediamo anche se qualcuno dovesse essere cresciuto. Perché è cresciuto, pianta che è cresciuto, però no. Dobbiamo andare a comprare un sacco di top player. Abbiamo 300 milioni. Allora dai, chi andiamo a comprare? Allora, terzino destro. Io comprerei Alexander Arnold subito. Sì, ci sta. Subito. Ma devi comprare top player perché devi vincere. Lo so, c'hai ragione. Tipo, non lo so. Però Alexander Arnold secondo me ci sta, perché è pure giovane. Cioè, sperando che sia ancora qua. Ah, vabbè, non c'è. Posso comprare. Compra Firmino. O metti dietro a Piontek? Allora, io direi la porta di lasciarla invariata, perché tanto abbiamo Reina. Abbiamo Pep Reina, quindi fa niente in porta. In attacco io volevo un top player. Ci sta Aubameyang. Aubameyang non costa neanche tantissimo, perché comunque c'ha 29 anni, però in teoria non dovrebbe neanche decrescere. Ragazzi, ovviamente fatemi sapere anche voi le vostre scelte che avreste fatto qua sotto nei commenti. Ramsey in teoria lo potremo comprare a poco, perché è in scadenza, quindi vediamo un po' cosa fare. Anche se sinceramente io vorrei comprare dei top player veri e propri. Ad esempio andiamo tipo Paris Saint Germain, vediamo un po' chi è che ha in eccesso il Paris Saint Germain. In attacco o centrocampo Draxler a centrocampo? Boh. Verratti. Però anche in difesa ovviamente, dobbiamo intervenire dappertutto. Allora, Kimpembe, giovane, o Marquinhos, un anno più vecchio ma un euro in più e costa 5 milioni in più. Kimpembe o Marquinhos? Kimpembe. Vai, Kimpembe in difesa ci sta un sacco. Anche Meunier, secondo me, ci può stare. Quindi iniziamo a prendere loro sicuramente. Poi vorrei anche prendere qualcuno direttamente dalla Serie A, così facendoli li facciamo diventare più scarsi. E comunque aumentiamo noi. Ad esempio la Juve, però la Juve non si può comprare chissà chi. Come Cristiano Ronaldo? Non posso, mi sa che non posso. Potrei comprare Cuadrado, non costerebbe neanche chissà quanto. Poi volendo potrei comprare anche Pjanic o Blaise Matuidi. Proviamo a prendere Matuidi, c'ha 85. Lo andiamo a togliere comunque alla diretta concorrente. Poi magari tipo, non so, dal Napoli chi potremmo andare a comprare? Magari in difesa potremmo andare a fare un vero acquisto. E non c'è più. Già l'hanno venduto. Allora Zilinski. No, vabbè. Allora il Napoli fa niente. Tanto, cioè, non c'hanno più neanche Koulibaly. Potremmo andare a comprare dalla Roma Manolas, volendo, in difesa. Vediamo un po' chi hanno. Hanno Kasdorp, Manolas. Ok, potremmo andare a prendere Manolas. Mo vediamo, regà. Poi se no, a centrocampo, la Roma chi ci offre? Kluivert, però non penso. Comunque abbiamo 300 milioni, secondo me con tutti i giocatori che abbiamo messo li superiamo anche. Allora, Aubameyang andiamo subito a trattare, perché comunque una punta che abbia almeno 87-88 la volevo.
e spero che Aubameyang mi possa segnare veramente tanto. Quindi io gli faccio l'offerta per il cartellino, gli vado ad offrire 70 milioni, spero ragazzi, spero sì, che accetti, chiede 100 milioni, io 100 milioni non li posso offrire per un solo giocatore. Facciamo 75? Non hanno accettato. Bisogno di un po' di tempo. Vabbè, te risparano 97 come sì. Sempre. Allora, lui non lo possiamo acquistare perché lo possiamo acquistare soltanto a parametro zero, Aaron Ramsey, quindi lo vado a togliere. Kimpembe, porco due quanto costa? Quadrado costerà sui 30 milioni, Matuidi sui 30 milioni. Allora, iniziamo allora a trattare con Matuidi e Quadrado. Quindi andiamo a comprare questi giocatori a una diretta concorrente. Allora, andiamo a offrire 30 milioni secchi per Blaise Matuidi. Accetta, perfetto. Quindi Matuidi in teoria dovrebbe arrivare. Andiamo ad offrire pure per Juan Quadrado. Secondo me ci stanno questi colpi perché sono comunque giocatori di esperienza. 30 milioni per Juan Quadrado e accetta, ok. Proviamo per Kimpembe, poi comunque in difesa abbiamo Caldara, facciamo la coppia Caldara-Kimpembe, quindi basta prenderne uno e fra Manolas e Kimpembe, preferisco Kimpembe anche perché è giovane, andiamo ad offrire 40 milioni. Non accetteranno mai. 54, già. 44 ti accetta. Facciamo 45, quasi 46. Vediamo un po', 54, ma che palle, ma dai, veniamoci incontro, facciamo 50 milioni e siamo felici tutti, 50 milioni per un difensore centrale, caro mio, ecco, ok. Quindi ragazzi, allora, ricordiamo che comunque dobbiamo comunque vendere se ci dovessero arrivare delle offerte, cosa che spero che non arrivino, perché se c'è più giocatori, non c'è più giocatori, siamo penultimi e facciamo abbastanza ridere. Allora, accetta Matuidi, quindi il primo giocatore che arriva è Blaise Matuidi, mentre invece per Aubameyang dobbiamo ancora andare a trattare. Ok ragazzi, allora, proviamo ad offrire 85 milioni per Aubameyang, dai, 93 milioni. E dai, glieli su. No, non posso, Attirchio. Devo comprare tutti. Facciamo 90 milioni, dai. Wow, quei 3 milioni di cambiare. Serviranno, vabbè, ok, ci avete ragione. 93 milioni e mezzo per Aubameyang, ho fatto... Allora, se non mi segna veramente ti lapido Aubameyang. Andiamo a trattare. Oh, si abbassa lo stipendio però, dai, almeno questo. Bravo Aubameyang, ci siamo venuti incontro sullo stipendio. E già, Matuidi e Aubameyang, secondo me, possono aiutarci. Ma abbiamo una partita col Bologna, speriamo che accettino anche gli altri. Ok ragazzi, ha accettato Kimpembe, quindi speriamo che nella partita, cioè prima della partita col Bologna accetti anche Juan Cuadrado, così almeno questi giocatori potremmo già mettere. Accetta Juan Cuadrado, ottimo ragazzi, abbiamo comprato Kimpembe, Cuadrado, Matuidi e Aubameyang. Quindi adesso andiamo a sistemare un po' la formazione. Vediamo quanti soldi abbiamo comunque perché, cioè, il mercato non è finito, abbiamo ancora 90 milioni praticamente. Allora, sistemiamo la formazione, mo io direi di passare a un 4-3-3 perché abbiamo bisogno di attaccare, di fare tanti gol. Mettiamo Aubameyang, da questa parte mettiamo Castillejo, qua Cuadrado, poi Paquetá, Kessié e Bakayoko, però facciamo così, togliamo Bakayoko, mettiamo dentro Matuidi, perfetto. Poi fuori Musacchio, dentro Kimpembe e ragazzi dovremo comunque cercare un terzino. Allora sistemiamo anche la panchina perché fidatevi, ma la panchina fa tantissimo. Allora provate di nuovo contro il Bologna. Quanto facciamo secondo te? Perdi palesemente. No, sono convinto. 1-1. Aubameyang esordio. No, ha preso il 9. Ha preso il 9. Fine dei gol. Ragazzi, allora, come terzino destro mi è venuto in mente solo Nelson Semedo. Guarda la clausola e risolviamo tutti i problemi. E poi però volevo prendermi anche qualche altro giocatore. Comunque abbiamo ancora qualche soldino, quindi volendo potremmo andare comunque ad acquistare ancora qualcuno. Ad esempio chi potremmo andare a PIA? Malcolm? Pedro? Già ce l'hai la destra. Allora, raga, veramente, cioè io spero di arrivare in una buona posizione. Nelson Semedo 40 milioni, ma solo io posso permettermi ste pazzie. Andremo palesemente in Serie B, ragazzi, eh? No, Serie B no, 100 milioni, ok, dai. Arriva anche Nelson Semedo, mo la squadra sta a prendere forma, abbiamo ancora 40 milioni per chi? Cioè, alla fine ci può anche stare come squadretta. Allora, raga, la squadra è questa. Castillejo può fare anche l'esterno sinistro, quindi ci può stare, 83 alla fine di overall. Paquetá ha 21 anni,
che sì, ne ha 22, Matuidi adesso è arrivato, abbiamo i soldi, secondo me giusto per l'ultimo rinforzo, io lo farei in difesa. Sì. Allora, Boscagli, not bad. Chi c'è in difesa di Liverpool? Ragazzi, potremmo andare invece sul terzino sinistro Robertson del Liverpool. Why not? Speriamo che almeno Robertson non ci vada a chiedere troppo. Sapete cosa? Provo ad offrire uno scambio con un altro terzino, con Rodriguez. Vediamo, ragazzi. Sono interessati, oh, e ci chiedono 38 no. milioni. No, vabbè, mo infatti andiamo ad abbassare un pochino. C'ho 33 milioni più Rodriguez. Accetta. Oh! Sì! Quindi, ragazzi, direi di dare il benvenuto all'ultimo acquisto, l'ultimo giocatore che ci fa ricostruire completamente il Milan. E adesso, ragazzi, cavolo, abbiamo fatto una bella squadra. Cioè, Robertson, Candara, Kimpembe, Semedo, Reina in porto, ok, Matuidi, Kessi, Paquetá, Castillejo, Aubameyang e Cuadrado. Quindi, siamo penultimi. Mo, simuliamo tutto di nuovo. Secondo te dove arriviamo? Tredicesimi. Ragazzi, simuliamo tutto e ci vediamo alla fine. Ok, raga, è giunto il momento. Vai, sono pronto a vedere dove siamo. Settimi! Vabbè, oh, ti sei recuperato. Però 56 euro, lo sempre. Sì, ok, ma stavamo penultimi. Stavamo penultimi, settimi. Raga, quasi stavamo entrando in Europa League. Cioè, Aubameyang infortunato. Paghi da 82, son diminuiti, però comunque voglio vedere chi cavolo è stato il mio bomber che mi ha fatto risalire. Allora, nessuno di questi. Nessuno. Però c'è Castillejo, 9 gol. Che sì, 9 gol. E l'ultimo chi è che era? Aubameyang, 8 gol. Ok, ok. 12 partite. Infatti. Allora, andiamo a Brosa. Kimpembe, vediamo un po' le statistiche e quanto hanno fatto. Kimpembe ha fatto in 15 partite un gol. Nelson Semedo, 2 gol e un assist. Robertson 2 assist, poi Matuidi 2 gol e 6 assist. Bravo Matuidi, pure decresciuto, però vabbè, c'ha 32 anni. Cuadrado 4 gol e un assist. Poi vediamo un po' gli altri. Aubameyang 16 partite, 8 gol e 3 assist. Paquetá, vabbè, è ancora giovane, però più 3, regà, compratelo nelle vostre carriere. Piontek più 2, zitto zitto. E niente, ragazzi, cioè siamo riusciti a fare da penultimi a settimi. Complimenti, un applauso me lo merito. Me lo merito. Comunque, ragazzi, allora, lasciate un bel mi piace, seguiteci su Instagram da ZW e da Velox. È tutto. Ragazzi, dalla FIFA House è tutto. Ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao a tutti, ragazzi. Bella.